Ragazzi, stanotte dovrebbe passare il meteorite, molto vicino alla Terra. Siamo qua, stiamo aspettando di vederlo, possiamo stare qua tutta la notte. Mi sono fermato qua perché quando sono arrivato casualmente, e non conoscendo Budelli, non sapendo nemmeno che esisteva, quando sono arrivato qua, che ero venuto qua per lavorare, portando in giro della gente per pagarmi il catamarano con cui dovevo andare in Polinesia, avevo dei debiti con la banca. Il custode che c'era prima di me, dopo 2 giorni andava via. Io sono arrivato 2 giorni prima che lui andasse via, caso, fortuna, non lo so, animo universale, la chiamo io, e chi crede, la provvidenza, vabbè. E qui ho trovato la mia Polinese. È il pericolo che mi si mandi via da questo posto, che ormai è diventata la mia vita. Pensate, 28 anni qua. Cosa vuol dire? 28 anni non sono pochi, eh? Come fa uno a rientrare in un mondo in cui non credeva più ed era scappato? Come fa a rientrare? L'inverno è l'ideale per me, perché qua non viene nessuno, era proprio quello che cercavo, no? Un po' di solitudine. D'estate è un po' diversa la faccenda. D'estate arrivano i turisti vengono a vedere la spiaggia, perché ormai la pubblicità ha fatto in modo che questa spiaggia sia famosa in tutto il mondo, si può dire. E vogliono parlare con me perché è il matto che vive da solo, come campo, come vivo, ma i sentimenti profondi fai fatica a comunicarli. Io non ho dei bisogni, cioè più aumentano i bisogni, più aumentano le difficoltà. Evidentemente quando uno si accontenta di quel poco che ha non trova molte difficoltà. La grossa difficoltà di vivere da soli su un'isola è riuscire a stare bene con se stessi. Se tu stai bene con te stesso non esistono difficoltà. Da questo posto, così isolato dal mondo, ho trovato l'amore. Lontano, perché evidentemente non è qua a 2 passi. E tramite Facebook ci siamo trovati all'unisono, in empatia, su tante scelte di vita, su tanti pensieri. A 77 anni mi sono innamorato.